Salve, in questa breve lezione vediamo come far sì che si possano accendere una o più lampade da due punti diversi. Ecco, lo si fa con due deviatori, oppure lo si può fare anche con il PLC, oltre che con Arduino o anche a porte logiche. Oggi rivediamo come lo si fa utilizzando due deviatori e da qui vediamo di realizzarlo utilizzando il PLC. Con due deviatori è abbastanza banale comprendere che connessi in questo modo, cioè collegando gli estremi di ciascun deviatore, la lampada in queste condizioni è accesa perché arriva a ciascuno dei morsetti, tutti e due, ecco, i morsetti dell'alimentazione, ecco, ammesso che sia alternata o magari continua, non importa. Uno arriva attraverso questo collegamento, l'altro arriva perché è collegato direttamente all'altro morsetto dell'alimentazione. Bene, è chiaro che spostando questo o questo la lampada si possa spegnere, oppure qualora la lampada fosse spenta, per esempio questo contatto fosse in questa posizione, è altrettanto chiaro che la possa accendere o ancora spostando lo stesso contatto oppure spostando quest'altro contatto. Bene, questi che sono due deviatori, ecco, nel circuito, ecco, nel PLC, dove abbiamo degli interruttori che possono essere normalmente chiusi come questo, oppure normalmente aperto come quest'altro, ecco, bisogna, e quindi lo stesso interruttore I1, qui correggo, non è I2, ma in questo caso lo stesso interruttore I1. Ecco, come in questo caso lo stesso deviatore può essere connesso, ecco, in questa posizione o in quest'altra. Quindi, già che non abbiamo il deviatore nel PLC, bensì abbiamo disponibili dei contatti normalmente aperti e normalmente chiusi, ecco, simuliamo questo qui, contatto del deviatore I1 normalmente chiuso con I1 e il contatto questo normalmente aperto con I1 negato. Ecco qui. Poi il circuito da realizzare con il PLC sarà del tutto simile a questo. Bene, come fare per realizzare un circuito con PLC? Prima cosa occorre aprire il programma LIDE, quindi l'interfaccia grafica utente, che già che PLC utilizziamo è della IMO, quindi andiamo a cercare sotto la lettera I, IMO. E da IMO apriamo il programma che si chiama SMT Client. Bene, faccio clic su Nuovo Ladder Logic. Qui seleziono CDR20 perché questo è il modello che abbiamo a scuola. Facciamo clic su OK e quindi inserisco, ecco come ho precedentemente disegnato, ecco il deviatore I1. Ecco, e poi il deviatore I2, ecco, secondo questo schema. Quindi vado a inserire il primo contatto di I1, che deve essere normalmente aperto, e quest'altro normalmente chiuso, sempre I1, contatto normalmente chiuso. Se si facesse a rovescio sarebbe la stessa cosa, non cambia nulla. Ecco, possiamo rivederlo. Ecco, disegnato in questo modo. O considerandolo invece nel modo opposto è la stessa identica cosa. L'importante è che figuri uno aperto e l'altro chiuso. La stessa cosa dobbiamo farla per i due, quindi inserisco qui contatto I2. Chiaramente anche qui posso inserirlo normalmente aperto come quest'altro, normalmente chiuso, non importa, la stessa cosa funziona comunque. E qui chiaramente inserisco il contatto I2, se quello precedente è aperto, questo sarà normalmente chiuso. Ecco qui. Bene, fatto questo, è sufficiente mettere in OR i due rami e si va su questo pulsante. Ecco, faccio un clic per collegarli insieme e poi vado sul pulsante invece Add End. Per inserire il collegamento a questa casella dove va inserito, ecco, poi la lampada, insomma, ecco, il contatto di uscita Q1 dove sarà collegata la lampada. E la lampada risulterà accesa a seconda che noi premiamo il contatto I1 o I2.
Verifichiamo che stando così le cose, la troviamo già accesa la lampada. Se volevamo che nelle condizioni iniziali fosse spenta, bastava invertire lo stato di questi due o di questi due, la stessa cosa. Faccio clic su Run, verifichiamo che la lampada è accesa, che questi due contatti normalmente chiusi fanno sì che la lampada sia accesa. Per spegnerla basta agire su uno dei due contatti, o apro questo o apro quest'altro. Quindi premendo i uno si spegne e altrettanto succede se si preme i due. Ecco. Quindi se poi la lampada è stata magari spenta con il primo dei due contatti e dei due, diciamo, interruttori, posso accenderla con quell'altro o viceversa, posso riaccenderla con lo stesso. Quindi comunque agendo sull'uno o sull'altro io posso accendere e spegnere la lampada. Bene, per realizzare questo circuito è sufficiente implementare, ecco, due interruttori in questa connessione. Cosa diversa invece, poi se vogliamo accendere da 3, 4, 5, 6, 7 punti le cose diventano un pochettino più complicate, non troppo, però questa sarà cosa che faremo poi più avanti, se non negli anni successivi, insomma, ecco. Di scuola. Credo che basti così, non la tiro troppo lunga. Ecco, per consegnare questo lavoro è sufficiente salvarlo e poi inviarlo in allegato un messaggio di posta elettronica sul registro elettronico. Grazie per l'attenzione, a risentirci.